L'isola dei famosi, l'addio shock di Francesco Monte, ecco perché. Gossip: l'isola dei famosi 2018, Francesco Monte ha scelto di lasciare il cast. Francesco Monte ha scelto di abbandonare definitivamente il cast dell'Isola dei Famosi 2018. Stasera, nel corso della diretta della terza puntata, abbiamo visto che Alessia Marcuzzi ha mandato in onda un filmato esclusivo girato da Francesco Monte prima del suo addio ufficiale all'Isola dei Famosi, dove spiegava le motivazioni che lo hanno spinto ad abbandonare definitivamente il cast del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Francesco Monte ha lasciato il cast dell'Isola dei Famosi. Nel dettaglio abbiamo visto che Francesco Monte nel filmato ha dichiarato che dopo la bufferaizzata in prima serata da Avenger, che lo ha accusato di aver portato droga in Honduras e di aver fumato marijuana, ha scelto di sua spontanea volontà di abbandonare definitivamente la trasmissione di Canale 5, così da poter ritornare di nuovo in Italia e difendersi dalle accuse che gli sono state mosse. Una scelta saggia da parte di Francesco Monte, che ovviamente avrà la possibilità di difendersi come meglio crede da questa brutta vicenda, che lo vede coinvolto. Un addio in parte atteso dal pubblico dell'isola, il quale però sui social ha fatto sapere di non credere al fatto che sia stato Francesco a prendere questa decisione finale. In molti, infatti, ipotizzano che la scelta finale di Francesco Monte in realtà sia stata dettata dalla produzione, che forse ha consigliato al concorrente di abbandonare definitivamente il cast dell'Isola dei Famosi 2018, complice anche il fatto che contro di lui nei giorni scorsi è stata presentata una denuncia shock da parte del NPOIGE. Ecco la decisione finale di Francesco Monte dopo lo scandalo droga. L'Associazione Italiana Genitori ha fatto presente la confessione shock di Avenger sulla droga all'ambasciata honduregna e a quanto pare in Honduras il reato della detenzione di droga viene punito con pene molto severe, che possono arrivare fino a mezzogiorno anni di reclusione in carcere. Sta di fatto che forse per Francesco Monte è stato meglio abbandonare il cast dell'isola prima del tempo, così da evitare ulteriori brutte sorprese. Il prossimo martedì sera, nel corso della quarta puntata dell'Isola dei Famosi, vedremo che Francesco avrà la possibilità di intervenire in trasmissione in diretta con Alessia Marcuzzi e potrà finalmente dire la sua su questa brutta vicenda, tenendo conto anche del fatto che al momento non sono venuti fuori dei filmati, che potrebbero inchiodare Monte e quindi confermare la versione dei fatti di Avenger.